ieri del web italiano alla sua insegna della televisione digitale, il professor Marco Camisani Calzolari. Marco, benvenuto. Eccoci qua, ciao Riccardo, ciao a tutti, buongiorno. Allora, ho sentito e vi ho seguito sino adesso. Davvero tanta roba, perché avete parlato in tanti, avete spiegato tutti i vari pezzettini del puzzle e fortunatamente ci sono i ragazzi davanti a sentirvi. Però mi stavo chiedendo quanto poi si arrivi ai ragazzi tutti i giorni, no? Perché ovviamente tutto quello che è stato detto e la consapevolezza che deve arrivare ai ragazzi sono chiaramente orientate a difenderli. Però chi è che parla con loro, io mi chiedo, no? Cioè chi è che parla con loro tutti i giorni? Chi è che li aiuta a capire, a comprendere? Perché ci sono i parental control, che sono dei software che sono chiaramente limitanti e vietano loro di fare delle cose sbagliate, ma solo una parte. Altre invece i parental control non riescono a bloccarle. Nel mio caso, i miei due figli, adesso uno ne ha 18 e l'altro 10, quindi recentemente hanno passato questo momento e hanno avuto la fortuna di avere un padre che in qualche modo gli ha installato il parental control, quello completo, nelle loro sinapsi, perché la consapevolezza è imbattibile, cioè lo si dice anche nella sicurezza informatica, no? Mutuandola da lì. Il miglior antivirus sta tra lo schermo e la sedia, che è l'umano, e quindi è la cosa più importante. Però mi chiedevo, quando parliamo noi ragazzi, quando andiamo a dirglielo, no? Quando è che ci rivolgiamo a loro? Come lo facciamo? Con quale mezzo? E spesso, senza nulla togliere a questo momento straordinario, perché peraltro è importante anche parlarci tra di noi, no? Cioè tra esperti, dirci, no? C'è Guido Scorza che parla dell'aspetto fondamentale della privacy, c'è chi parla dell'aspetto della sicurezza, ma siamo tanti, cioè il team c'è, come dire. Ma come arrivano quei contenuti a loro? Allora, brevemente, chiaramente i più piccoli di solito, in teoria, non avendo accesso a internet, e poi ci arriviamo, guardano la televisione. E allora forse bisogna dirglielo, bisogna parlare con loro lì, no? In realtà poi sappiamo, e non ci nascondiamo, come è stato detto prima, che in realtà anche i piccoli poi accedono ad internet, accedono ai social, eccetera. Quindi forse anche lì bisogna andargli a parlare. Poi bisogna farlo con gli influencer adatti, no? Non con, come dire, né con i... Con, cioè io, come dire, ci vogliono quelli adatti per ogni età, no? Ci sono varie età con cui bisogna parlare, età con problemi diversi, con esigenze diverse e con anche diversi livelli di consapevolezza, no? A cui bisogna portarli. E quindi ci vogliono, forse bisogna parlare con loro attraverso gli influencer, quelli che già parlano con loro, però attenzione, non i mercificati, perché gli stessi che vendono qualsiasi cosa pur di propogliere, lo abbiamo visto e lo sappiamo, forse non sono i più adatti, perché oggi dicono quello che è forse il messaggio che vogliamo trasferire e dopo un minuto vendono delle cripto e dei per giocare online al casino, ok? E poi con contenuti adatti, il linguaggio adatto, che in qualche modo li intrattenga, li diverta, ma allo stesso tempo li informa. E i mezzi, corretti, quindi probabilmente vari social media. Lo facciamo? Io credo che non lo facciamo abbastanza, no? Perché mi chiedevo, perché il Rossetto riesce ad arrivare a milioni di persone e mentre noi facciamo fatica? Cioè, perché dobbiamo creare iniziative che a volte poi ci portano in generale a dircele tra di noi le cose, che non è certa, non mi riferisco ovviamente a questa, ma tutte quelle che si cercano poi di fare e si finanziano, a volte spendendo un mucchio di soldi, per arrivare ai ragazzi, no? E poi magari non ci si arriva. Allora dico, vi faccio un esempio e una piccola proposta, ma così da mettere lì. Pensate che raggiungere 1 milione di ragazzi attraverso i social ha un costo preciso, circa 10.000 euro. 1 milione. Allora dico, quante iniziative vengono fatte per raggiungere 1 milione di persone che costano molto di più, soprattutto quelle pubbliche di 10.000 euro, no? Quindi vuol dire che 10 milioni di minorenni, che sono più o meno il numero di minori che abbiamo oggi in Italia, costerebbe 100.000 euro. E alle orecchie, chiaramente, della pubblica amministrazione sappiamo che, certo, non sono cifre ridicole, ma nemmeno così irraggiungibili. E allora magari pensiamo a qualcosa, abbiamo tanti oggi che si stanno muovendo in quella direzione, che si stanno dando da fare. Io stesso collaboro con la polizia postale, no? Per cercare di diffondere certi messaggi, però come dire, si arriva solo a una parte, no? Abbiamo oggi una nuova
nuove istituzioni, o perlomeno nuove guide di istituzioni, a partire dal nuovo, cioè il nuovo sottosegretario della Presidenza del Consiglio, che ha la delega all'innovazione alle sue butti, che so che si sta dando da fare proprio per mettere in campo tutto questo, Roberto Baldoni con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che si occupa di difendere i nostri confini come l'esercito, ma allo stesso tempo anche far sì che poi le aziende non vengano hackerate e quindi di conseguenza non arrivino i contenuti sbagliati e così via. Quindi ecco, io mi fermo lasciandovi con questa proposta, visto che davanti ci sono i ragazzi ma ci sono anche istituzioni importanti. In fondo cerchiamo di usare i mezzi giusti, arrivare a loro con i contenuti giusti, e in fondo sappiamo che farlo nel modo efficiente, efficace, non costa poi così tanto. Ecco, tutto qui. Ciao a tutti. Grazie Marco.